Veniamo al tema, all'intervento, all'intervento. Non sto qui a ripetere quello che c'è scritto sugli atti, perché penso che è già stato ripetuto. I partiti non potevano non sapere. I partiti sono composti da persone, non sono entità astratte. E sono strutturati in gerarchie, comunali, provinciali, regionali, nazionali. Io le ricordo bene le elezioni del 2011, le ricordate anche voi, penso. A un confronto tra sindaci, io non ero candidato sindaco, ero un boccia, uno che faceva, correvo per candidato come consigliere comunale. Ebbene, cosa si chiedeva? Si chiedeva, ma la mafia c'è a chi passo? Io mi ricordo che uno dei candidati sindaco disse, non possiamo fare l'esame del sangue ai nostri candidati, ma nessuno ha mai chiesto una roba del genere. Un altro disse, forse lo ricordate, che la mafia, la malavita, scusatemi, non c'è a chi passo. Malavita organizzata, che non è la concoro, non c'è a chi passo. Questa è la percezione che hanno i cittadini. Cioè, a chi passo, e non solo a chi passo, tutti in Italia sono arrivati alla sola conclusione, che la politica non sta facendo il suo mestiere, sta delegando alla magistratura, sta delegando alle forze dell'ordine, non riesce a far pulizia al suo interno, ha dei grossi problemi. E perché c'è questi problemi? Perché ha deciso di non farsi problemi da dove arrivano i voti, e questo è il problema. Ci sono persone oneste, non stiamo dicendo qua, ci sono tutte persone oneste, nessuno ha ammazzato nessuno, nessuno ha rubato una motorata di una macchina, siamo tutte persone oneste. Ma bisogna porsi il problema da dove arrivano questi uomini. Non possiamo far finta di nulla. Io ho letto il documento, penso che alcuni di voi l'abbiano anche letto il documento. E le ultime estensioni, le ultime votazioni, gli ultimi ballottaggi, 2011-2012, hanno dimostrato che i bassesi si stanno allontanando dalla politica, come gli italiani si stanno allontanando. E non sto facendo un discorso di parte 5 Stelle, è un ragionamento che la politica deve fare, chi fa politica. Io non la faccio di professione, io mi sto consumando in politica, mi sto consumando, non riuscirei mai a fare 30 anni in politica, non riuscirei a diventare un cespite di questo comune, non riuscirei perché mi sto consumando, perché sto leggendo delle termine dei liberi, sto cercando di capire, io pagherei oro per avere quello che è la procura della Repubblica, io pagherei oro per avere i miei documenti, per capire cosa diavolo è stato fatto in questo comune, perché è il mio comune, è il nostro comune. La politica non si fa in eterno, due mandati, poi a casa, fuori dalle mani. Non si può stare qua in eterno, non si può fare per una persona. Noi qua in comune fortunatamente non è il nostro problema. 30 euro quant'è l'oggetto di presenza. Dobbiamo avere coraggio. Perché avere coraggio? Perché questa è un'emergenza nazionale. Non è un problema di Lassese, non è un problema di Legnino, né di Volpiano, è un problema nazionale. Noi abbiamo la mafia che controlla tutto, controlla l'economia. E sta controllando anche la politica, lo dimostrano le intercettazioni, le preoccupazioni, quelli che emergono dalle indagini. È gravissimo, è un'emergenza nazionale, noi dobbiamo reagire, non possiamo stare fermi. E proprio perché non possiamo stare fermi, non posso stare a sentire proposte che poi alla fine arrivano da persone che hanno già partecipato nel 2011, hanno già partecipato a quel ballottaggio. Sapevano, i partiti sapevano. Io parto da questo presupposto, lo stesso presupposto che parte un cittadino, questa piccola presunzione. Tutti quei cittadini che sono andati a votare sono stufi. Quindi, molto semplicemente, io chiedo le dimissioni di tutti quelli che hanno partecipato nel 2011 alle trattative sul ballottaggio con l'UDC. Ma non perché io sono un giudice, perché faccio semplicemente politica, la farò a terra nella mia politica, non sarà a terra. La chiedo per etica. La chiedo per pulizia, perché questa città non può essere sporcata in questo modo. Quindi chiedo le dimissioni di tutti quelli che hanno partecipato a quelle trattative e a quelle successive, nel 2012.